Paesi, non solo l'Europa. Grazie, onorevole Panzeri, un minuto. Grazie. Pensiamo di sapere che cosa accadrà, ma non è vero. Non è vero non solo perché siamo dinanzi a processi inediti, non è vero soprattutto perché abbiamo difficoltà a leggere la realtà e farvi fronte. Stretti come siamo tra l'esigenza di assicurare sicurezza a cittadini impauriti e smarriti e il non perdere di vista l'idea di un'Europa culla della civiltà democratica aperta e dello Stato di diritto. In questo quadro è probabile che i governi di Parigi e Bruxelles non potessero fare diversamente rispetto alle misure adottate. Tuttavia mi chiedo se si è altrettanto consapevole dei rischi che si nascondono dietro il protrarsi degli stati d'urgenza, che inevitabilmente puntano il dito contro le comunità musulmane e i loro quartieri e che fa di ogni maghrebino, in molte circostanze e in alcune ore della giornata, l'individuo sospetto che sarà legale fermare, perquisire, interrogare, trattenere. Ci sono già lezioni alle nostre spalle, come quella che ci proviene dal lontano 17 ottobre 1961 a Parigi, che non dobbiamo dimenticare. Daesh è certamente il più barbaro e crudele dei movimenti jihadisti, ma non è privo di strategia. Attenzione quindi a come ci muoviamo per evitare di favorire oggettivamente ciò che vogliamo combattere, cioè il reclutamento. Grazie, grazie infinite. Onorevole Gallo, un minuto. Grazie. Nutro molta simpatia per le famiglie delle vittime in Francia e altrove. Dopo Parigi, a Bruxelles, questo fine settimana, si è visto chiaramente che l'Unione Europea